Tutti e bentornati sul mio canale. Oggi, come promesso, vi parlo della mia esperienza alla spa. Non da un punto di vista turistico, perché per quello ve ne ho parlato nel mio Get Ready With Me, ma dell'effetto che ha la spa e quindi l'acqua sulfurea ricca di zolfo sulla pelle. Allora, come saprete, già prima di partire per la spa la mia pelle stava cambiando. Non era più grassa, misto grassa come prima, ma stava diventando normale. Fantastica pelle, pseudo normale. Diciamo con delle zone un po' più secche, diciamo più propriamente mista, quindi meno tenente al grasso e più mista. Sono andata alla spa senza nessun pensiero su cosa sarebbe potuto succedere alla mia pelle. Mi sono portata una crema viso generica, mi sono portata quella. Aspettate, quella l'ho terminata, me l'ho ricomprata. Ecco la Cica Repair, mi ero portata tranquilla. Ho fatto 2 giorni di bagni nelle terme, ho avuto anche la geniale idea di mettere i fanghi sul viso e poi semplicemente mi risciacquavo e mettevo la Cica Repair. Stessa cosa per i capelli, li lavavo con shampoo e balsamo generico. Tornata dalla spa un paio di giorni dopo, allora i capelli da subito stoppa, ma proprio stoppa. La pelle lì per lì sembrava stare bene, ma già dal giorno dopo e via via nei giorni successivi, secca ragazzi, ma secca proprio che si spellava, cioè una cosa proprio brutta, che tirava, era più fastidiosa. Io non so le donne, le persone con la pelle secca come fanno a vivere, perché io, sarà che sono abituata, ovviamente perché sono abituata alla pelle grassa, quindi odio la mia pelle grassa, ma so gestire la mia pelle grassa, ma la pelle secca assolutamente no, quindi ero disperata. E si poteva evitare tutto questo? Certo, se io avessi saputo, ecco il motivo per cui faccio questo video, se dovete andare alla spa, e soprattutto in acqua sulfurea, portatevi per i capelli delle maschere da fare. Ogni giorno fate la doccia, dopo essere stata in spa, mettetevi delle belle maschere. Stessa cosa per il viso, maschere idratanti, creme molto nutrienti ed idratanti per evitare questa secchezza della pelle. Se ci pensate, gli adolescenti specialmente che hanno una pelle molto grassa, come si fa a far seccare tutti questi brufoli, questa pelle grassa? Col sapone allo zolfo. Quindi quello che fa la spa poi alla fine è l'acqua sulfurea, quindi andiamo a mettere questo zolfo sulla pelle. Quindi, cosa è successo? Come ho risolto? Io ho provato a metterla qualunque, ragazzi. Oli, burro di karité puro. Il problema comunque sussisteva. Alla fin fine ho optato per una cosa che avevo sentito su YouTube, ovvero che la pelle si cura da sola durante la notte, quindi per una notte io non ho messo totalmente niente sul viso. E devo dire che già così la mia pelle in realtà stava meglio. Dopodiché ho cambiato la mia skincare routine. Ovvero, la struccavo e lavavo il viso soltanto con il latte detergente. Io uso quello di Sienna, quindi proprio entrambi i passaggi li facevo con latte detergente e acqua. E come creme ho utilizzato la Q10. Aspettate che ce le ho qua nuove. Queste. Ho usato la Sienna Q10 crema antirughe giorno e la Q10 crema antirughe notte. Chi mi segue sa che io la notte già la usavo da prima, la giorno no, perché usavo creme molto più leggere, ma assolutamente non andavano bene in questo momento. Quindi sono passata a queste. Oh ragazzi, io non lo so che cosa c'è qui dentro, ma l'utilizzo della combo di queste due, più il solo struccare e lavare il viso con acqua detergente, ne è già da un po' di giorni una pelle fantastica. Pelle che ho ancora adesso. Se avete visto il mio Get Ready With Me, la mia pelle ha comunque qualche imperfezione. Si vede anche così perché ho fatto una base molto leggera. Qualche rossore, non è che la mia pelle è molto delicata. Sono piena di allergie e non è che me ne frego tanto. Cioè, si vede che sono una che mangia e non è che seguo tantissimo proprio le mie intolleranze, che sono veramente tante. E quindi questo è normale che ci sia, ma per il resto la mia pelle è diventata normale, neanche più mista, normale. Non è secca e non è grassa. Posso mettere praticamente qualsiasi fondotinta. Posso fare il bagno nel Fix Plus, ma non è secca. Cioè, è veramente fantastica. Io spero che la pelle non torni mai più come prima. Quindi, l'acqua sulfurea mi ha fatto bene. Mi ha fatto bene perché mi ha assolutamente pulito la pelle e regolarizzato il sebo. Ovviamente me l'aveva seccata troppo, ma questa era una cosa che assolutamente si poteva evitare, appunto, idratandola bene. Quindi il mio consiglio è: se avete una pelle grassa, assolutamente sì, andate alle acque termali, ma mi raccomando, idratatela bene. Se avete una pelle molto secca, attenzione, andate, magari evitate di bagnare troppo il viso e mi raccomando, tanta tanta idratazione.
Io sono molto soddisfatta e felice. Devo dire grazie a Terme perché comunque la mia pelle è rinata e spero non cambi mai più, rimanga così perché è veramente fantastica. Fantastica per me, ovviamente, non è una pelle perfetta di porcellana, ma è perfetta perché non è né troppo secca né troppo grassa, quindi anche per il trucco è fantastica. Questo è tutto, spero che questo video vi sia stato utile, mettete un bel mi piace se è così, raccontatemi la vostra esperienza se siete stati anche voi le terme e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Alla prossima, un bacio!